Molti dicono che questo è stato un anno brutto, non vedono l'ora che passi. Io dico invece che una volta passato le cose non saranno migliori, anzi, io dico che è peggio, perché dopo un anno ancora non siamo riusciti a capire che per sconfiggere la pandemia ci dobbiamo sacrificare, evitare incontri, portare la mascherina, eccetera, tutte queste cose. Ma sacrifici anche da parte del governo, come fare i controlli, togliere le tasse, dare fondi giusti, quindi non quelli che hanno dato come bonus monopattini, bonus vacanze, e soprattutto non con un doppio fine, come lo è stato per il cashback. Invece io dico che una volta finito questo anno non cambierà nulla, perché la pandemia continuerà lo stesso. Io dico invece che questo anno è stato molto bello, perché abbiamo scoperto come sentirci vicini anche se lontani. Abbiamo capito che non è importante il giorno esatto di una certa festività o ricorrenza, e che quindi anche se si fa in un altro giorno non cambia nulla. Le date ci sono solo per dare un ricordo, un motivo per festeggiare, ma non per essere fatte proprio in quel giorno. Abbiamo imparato a cambiare i nostri programmi, a fare prima le cose più importanti. Abbiamo imparato la solidarietà, il rispetto, a fare le code. Certo, queste cose non tutti le hanno apprese, ma perché non hanno saputo coglierle. Questo è stato comunque un anno della nostra vita, un anno in cui abbiamo vissuto, quindi non può essere cancellato, dimenticato. Anzi, dovremmo essere contenti di essere ancora in vita e in salute, noi e i nostri cari. E se c'è qualcuno che intorno a noi ci ha lasciati, a maggior ragione che questo anno non deve essere dimenticato. Il mio augurio per il nuovo anno è che possiamo continuare a vivere con queste cose apprese, anche una volta fuori da questa pandemia, e che possiamo continuare ad impararne anche fuori dalla pandemia. Auguro a tutti voi e ai vostri cari, ai vostri amici, quindi condivideteli questo video, che questo anno non ve lo buttiate alle spalle, non lo ignoriate, perché possa essere frutto di una vera memoria, che non permetta mai più in futuro una pandemia. Ma non solo per le varie pandemie future, ma anche per questa stessa che continua ad esserci anche se l'anno è finito. È molto importante porsi degli obiettivi per questo 2021 che arriva. Ma uno molto importante e comune a tutti deve essere quello di impegnarsi al massimo per uscire dalla pandemia, anche se gli altri non lo faranno, e anzi muoversi affinché lo facciano.